Marrakech Elisa Neon Leali alle 7:09 in questo momento su RTL 102.5. Oggi è mercoledì 29 aprile. Una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori, a quelli che ci stanno seguendo con tutti i vari mezzi possibili. E i saluti vi arrivano da Milano, dagli studi di RTL, da Giuseppe Grenzi, da Roma, dagli studi di RTL Romani, Pierluigi Diaco. Ci ha raggiunti Fulvio Giuliani dai tetti di Milano. Buongiorno Fulvio. Ma buongiorno, buongiorno Pierluigi, un saluto e che dire, condividiamo la meraviglia di questo vestito della Legrenzi. È veramente un saluto alla primavera, un inno, devo fiori, dire fiori. Che vorrei urlare, ma sul serio, che eleganza ragazzi, buongiorno, buongiorno. Qui dai tetti devo dire va meglio rispetto a ieri. Cioè, comunque la preside si sta sciogliendo. Sì, ma è evidente. Negli ultimi giorni, devo concordo. Dire adesso al di là della prima ora in cui comunque è più che preside, dica pure. È abbadessa ci siamo capiti. Però mi piace, dopo si scioglie. Galanto, buongiorno. Buongiorno, ma mi confermate il colore è verde, giusto? Perché sennò sì. Voi tu sì, sì, verde, no, non si sei daltonico, sì, è verde. Okay. Sì. No, dico è verde e basta, non tutti quei colori strani, sfumature che noi uomini non cogliamo. È un verdino. Molto chiaro, molto chiaro come la sua coscienza. Allora, buongiorno Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Eccoci qui, pronti come sempre a commentare le prime, gli spunti, tanti anche questa mattina. Buon mercoledì a tutti, ricordiamo 29 aprile 2020. Apertura del Corriere della Sera, rischio alto, serve cautela, titolo virgolettato. Ieri il Presidente del Consiglio è tornato a essere molto chiaro sulle sue posizioni, ricordando che non ci possiamo assolutamente permettere alcun errore nei giorni e nelle settimane a venire. Giornata importante anche perché oggi per la prima volta parla Vittorio Colao, vale a dire il manager ex numero uno di Vodafone, tanto per capirci, che è a capo da Londra, perché lì è stato colto dalla pandemia, della Task Force per gestire la fase 2. Intervista sul Corriere della Sera di Aldo Cazzullo, molto interessante. Davide, tantissimi punti toccati, anche alcuni miti sfatati, vedi quello dei sessantenni con un riferimento simpatico anche a Fiorello, l'app Immuni di cui ieri ci chiedevamo retoricamente che fine avesse fatto. E in un veloce passaggio Colao fa capire molte molte cose, più in generale fa capire ci sono dei riferimenti molto prudenti, anche come dire parliamo di indicazioni a ciò che si dovrebbe fare. A te. Sì, intanto un'intervista interessante, ci sono molti punti, ne ho selezionati quattro che mi sembrano i più rilevanti. Il primo è questo, lui dice non ha senso procedere per regioni, bisogna procedere per aree, cioè sia adesso piano piano dovremo andare verso l'allentamento. Se per caso però capita che ci siano dei problemi, non è che chiudi una regione, chiudi l'area, cerchi di chiudere l'area e cerchi di farlo nella maniera più ristretta possibile, che si trova ad avere dei problemi. Ha assolutamente ragione, purtroppo non fa scopa con il tipo di dibattito istituzionale che c'è stato in Italia fino adesso e che ancora continua. L'applicazione dice una cosa molto significativa, dice se ci sarà, usa questa espressione, come che non è che di fatto è stato scelto il modello Apple Google di limitazione sui cellulari, sui terminali di ciascuno, quindi praticamente quello di cui si sta parlando non è più l'applicazione di cui si parlava all'inizio, sono cambiate molte cose. Su questo aspetto segnalerei che si sta facendo una discussione analoga sia in Francia che in Germania, dove peraltro tenete presente che certo Apple e Google garantiscono che funzioni, mentre se te la fai a casa nel tinello di casa non è detto che funzioni, però è anche vero che bisogna avere forza per negoziare con soggetti di questo tipo. Probabilmente si va avanti nel lavoro italiano, come dice Colao, appunto se ci sarà. Però magari se uno si coordina un po' meglio, il soggetto europeo, vi ricordo che è quello che ha imposto delle condizioni alle grandi multinazionali della comunicazione, cosa che difficilmente un solo paese può riuscire a fare. Dice Colao, questa del virus è certamente una disgrazia, ma può essere anche un'occasione. Può essere un'occasione per rivedere molte cose in Italia e poter ripartire meglio. Ha perfettamente ragione, questo significa spostare i soldi, spostare quanti più soldi possibili sugli investimenti e quello che serve a creare ricchezza piuttosto che sul mantenimento. Questa situazione nella quale ci troviamo, una situazione che va superata, non che va mantenuta. Certo che devi soccorrere chi ha bisogno oggi, ma devi cercare di farlo pensando a quello che serve
esattamente domani. E naturalmente tra le cose che servono c'è la necessità di evitare sovrapposizioni istituzionali, territoriali, una legislazione che sia leggibile e che sia applicabile. Ecco, da questo punto di vista, per esempio, i decreti che vengono presi in questi giorni, inutile attaccarsi alla questione i congiunti, che fa pure ridere, però sono talmente complicati che sono l'incarnazione dell'esatto contrario. Questo è uno dei temi su cui il Comitato Colaura è stato chiamato a collaborare, e fin qui i risultati sono teste lische. E in ultimo c'è questa cosa della scuola. Colau si sofferma un attimo sulla questione della scuola e dice: noi bisogna preparare per le famiglie delle sistemi di sostegno, dei congedi straordinari, dei babysitteraggi per tenere i bambini. Tutto giusto e tutto... La scuola per la... quando parli di scuola automaticamente scatta il riflesso condizionato del dove metto i bambini. La scuola sarebbe qualcos'altro, sarebbe anche creazione di cultura. L'altro giorno avevo detto quella cosa della RAI, modello Alberto Manzi 1960, molti l'hanno presa come una battuta. Guardate che non scherzavo proprio per niente. Ma perché a luglio, agosto, a giugno, a maggio la televisione, la RAI la paghiamo tutta noi? Ci fosse qualcuno che ci mette un centesimo da fuori, la paghiamo tutta noi. Non deve essere un servizio pubblico e fare scuola, matematica, geografia, filosofia, insegnare alle persone dai più piccoli ai più grandi. C'ha talmente tanti canali, talmente tante ore di trasmissione che forse possiamo usarla esattamente come facevamo tecnologicamente nel 1960. E mica uno scherzo. Io ce lo metterei, fossi in Colau, tra i piani delle cose da farsi. Per adesso la RAI ha annunciato che da RAI Gulp a RAI 3, e ha offerto ovviamente e comunicato la programmazione sul tema della scuola, farà delle lezioni proprio televisivamente parlando. Quindi la tua idea, Davide, in parte è stata accolta, vediamo come si svilupperà nelle prossime settimane. Intanto ristoratori e baristi annunciano una marcia per il 1° maggio a Roma, e tra poco voglio farti una domanda su questo. Adesso ci sono le informazioni sul traffico. Grazie, prossimi aggiornamenti sul traffico nell'edizione delle 8 del nostro giornale orario. Buona giornata da Ale Grenzi, Giuliani, Diaco, Galanto e ovviamente Giacalone. Davide, ti dicevo, ristoratori e baristi annunciano una marcia per il 1° maggio a Roma. Ieri sera in molti hanno anche acceso le insegne per esprimere la voglia di riaprire. Sta maturando l'idea da più parti, ma non parlo di partiti politici, ma proprio di settori, di categorie, diciamo, sociali, di farsi sentire attraverso delle forme, diciamo, di protesta, non certo di piazza, ma magari di rappresentanza, flash mob e quant'altro. Secondo te questo è un, come dire, è un modo legittimo e si può fare? Legittimo è assolutamente legittimo, ci mancherebbe altro. Mi pare un po' senza sugo, cioè, e allora? Il punto di caduta qual è? Perché questa è una cosa che sappiamo dal primo momento, e l'abbiamo ripetuto tante volte: il settore del turismo, che fa il 5% del prodotto interno lordo italiano, e che è una filiera infinita, che va dal micro, cioè dal chiosco che ti dà da bere, fino al bar più grande, il ristorante più grande, l'albergo 5 stelle, le grandi strutture. Diciamo, è una filiera estremamente lunga e con tantissime persone. Quella lì è una filiera che prende una mazzata mortale, tant'è che per evitare che dietro le sale cinesche poi, quando si riaprono, ci trovi i defunti, non le persone naturalmente, ma le aziende, è dall'inizio che diciamo che la liquidità doveva arrivare prima di tutto lì, e non è arrivata. Purtroppo stiamo ancora perdendo tempo. Detto ciò, però, quando uno dice io voglio riaprire, in che condizioni? Come lo si fa? Io proprio un'idea ce l'avrei: ristoranti e bar bisogna portarli fuori dai loro locali, devono occupare marciapiedi e piazze, cioè l'esatto opposto di quello che si è fatto fino ad oggi. Non perché sia bello che occupino tutte le piazze, ma perché per un anno non potremo fare altrimenti, poi dopo torniamo alla normalità e ognuno deve stare nell'area che gli è stata concessa. Questa è un'idea, può darsi che sia banale, ma se uno dice voglio riaprire e basta, non mi hai detto niente di interessante, perché dentro un ristorante, così come quelli che abbiamo sempre frequentato, semplicemente non ci potremo entrare. Ma è pure inutile, perché non è che non ci potremo entrare perché ce lo proibisce la polizia, i carabinieri, l'esercito. Non ci vanno le persone, non ci andranno, per il semplice che guarderanno, diranno se non c'è nessuno entro, che però è brutto segno sulla qualità del ristorante. Però se invece è pieno, me ne vado, perché non baratto una matriciana con il Covid-19. Quindi bisogna, oltre a dire che non sei d'accordo, che vuoi protestare, ti devi far venire qualche idea però.
Allora Davide, intanto Fitch ha declassato il nostro paese, ha declassato l'Italia col rating che è sceso a, credo si dica tripla B, meno, outlook stabile, e nello stesso articolo si usa la parola sorpresa due volte, mossa a sorpresa di Fitch che declassa l'Italia, ma anche Conte che chiederebbe appunto come mossa a sorpresa quella di liberare al più presto risorse per le imprese. Allora, se no, parliamoci chiaro, se non ci fosse stata l'epidemia e il virus, noi saremmo andati incontro a più di un declassamento. È inutile che ci giriamo attorno, perché avevamo una situazione di insostenibilità. Debito troppo alto e crescita troppo bassa. Sono le due cose che ammazzano. Perché uno può avere un debito molto alto ma riuscire a crescere, e allora in qualche modo lo regge. Oppure può avere una crescita molto bassa, dice, però non ho debiti, posso stare lì a lungo. Ma se tu hai debiti molto alti e la crescita molto bassa, quando non addirittura recessione, muori. Quindi in condizioni normali noi avremmo avuto botte dai mercati, ma a due finché non fanno dispari. C'è stato il virus, e quindi il virus ha sommerso di liquidità la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea hanno sommerso di liquidità l'Europa, e quindi tutto si è placato. Fitch ha ritenuto di dover comunque procedere a un declassamento, anche se ci ha messo a un gradino dalla spazzatura totale, ma con outlook, cioè previsione stabile. Le altre due compagnie di più importanti di rating, e cioè Moody's e Standard & Poor's, ci mettono a due gradini dalla spazzatura, ma con outlook negativo, cioè che scenderemo, quindi non è che poi sia sto paradiso. In ogni caso, comunque, essendo una su tre, non crea un problema immediato. Quello che crea il problema immediato permanente è che di queste cose non si parla. Cioè sembra quasi che, dice, vabbè, Moody's, il problema esiste. Ed esiste anche durante l'emergenza. Non è che l'emergenza cancella qualsiasi altro problema. Non è che se uno in famiglia c'è uno che si ammala, tutti gli altri problemi, cioè è scoppiata la tubatura e sta scoppiando il gas, cioè, ma c'è il nonno malato. E che vabbè, il nonno malato lo curino, però si occupano anche del resto. Non se ne parla perché? Perché in realtà l'unica ricetta che sta nella testa delle forze politiche italiane, dall'estrema destra all'estrema sinistra, è che lo Stato deve mantenere tutti quanti. Questa è la ricetta della miseria. E oltre un certo limite non ti presta più il denaro nessuno, o te lo fa pagare troppo caro. Questo è il problema. Tutti accudiscono i propri elettori dicendogli ti darò di più. E non funziona così. Quindi bisogna in qualche modo uscire. Ne possiamo uscire anche durante il periodo dell'emergenza facendo cosa? Ma i soldi devono andare a chi produce soldi, a chi produce ricchezza, perché questo tra l'altro produce occupazione e consente di soccorrere chi è rimasto indietro. Se invece tu i soldi, come stiamo facendo, per giunta lentamente come se non bastasse, li sposti tutti quanti a mantenimento delle cose, tu alla questa cosa del virus del lockdown ti ci sei affezionato, anzi ci hai chiuso il cervello dentro questa roba, e pensi che in qualche modo l'avvenire sia possa essere come questi mesi. Se fosse così sarebbe un incubo, e a quel punto i declassamenti purtroppo fioccherebbero. Davide, velocissima riflessione, nei vituperati anni 80 un declassamento di questo tipo avrebbe occupato i dibattiti per mesi. Ormai la verità è che anche la pubblica opinione si è completamente anestetizzata, perché va si detto. Anestetizzata altrimenti... la pubblica opinione, e l'incultura fa da padrona, perché ci si dimentica che nel mitico 1974, quando avevamo la lira, potevamo stampare denaro, possiamo fare quello che ci pare, abbiamo dovuto chiedere un prestito di soccorso al Fondo Monetario Internazionale perché non si riusciva più a pagare, per il semplice motivo che facendo le salutazioni come ci stavamo suicidando in questo modo. Però capisco che se uno le cose non le sa fa fatica a ricordarsele. Fra poco ancora qui con Davide Giacalone. 16 marzo, Achille Lauro, 7:28 minuti. Buongiorno a tutti, buongiorno da RTL 102.5 a Roma, Pierluigi Diaco con Massimo Galanto, Giusy Legrenzi e Fulvio Giuliani a Milano. Con noi Davide Giacalone, come di consueto a quest'ora, per leggere le prime pagine, i vari spunti dei quotidiani, per essere più precisi. Andiamo, Davide, sulla prima, interessante oggi del Sole 24 Ore. L'apertura è molto simile a quella del Corriere, per intenderci. Fase 2, le regole per evitare i rischi. A centro pagina Fitch, c'è spazio anche per lo sport. Ricorderete quando abbiamo parlato del calcio, ma più in generale si può parlare di sport professionistico. Il Sole ricorda quasi 50.000 società sul filo della bancarotta, e questo ricorda come pochissimo si parli a questi livelli di, come dire, questioni legate allo spirito sportivo, e tanto inevitabilmente di aspetti economici. Il Sole poi oggi si concentra, e qui ti vorremmo ascoltare, anche su Francia e Germania, perché tu lo accennavi, è ovvio, problemi, polemiche, difficoltà non sono un'esclusiva italiana, anzi.
No, naturalmente, ma poi soprattutto in Germania è interessante perché è risalita, diciamo, l'indice di contagio, perché è successo quello che è assolutamente ovvio che succeda, ma che succederà anche in Italia, cioè al momento in cui allenti un poco, in Germania si sono potuti permettere di allentare abbastanza, ripartono i contagi, risalgono i contagi. Il problema è se nel frattempo tu ti sei attrezzato a far fronte ai ricoveri che ci saranno, perché ormai abbiamo imparato tutti quanti, siamo diventati, diciamo, virologi honoris causa. La gran parte di quelli che sono contagiati non manco se ne accorgono, una parte di questi si sentono male, ma insomma la superano facilmente, però c'è una percentuale che ha dei problemi grossi, e siccome il contagio è velocissimo, quella percentuale poi dà luogo a un numero assoluto piuttosto consistente. Nel frattempo ci sei riuscito a attrezzare la tua sanità. Mentre la stessa cosa in Francia, dove hanno programmato le riaperture. Il presidente francese al momento tiene il punto, però naturalmente aspetta i dati che sono fondamentali per poter poi prendere la decisione definitiva. Nel chiudere, nella prima parte di questa faccenda, ciascuno è andato per i fatti suoi, essenzialmente, ma non per cattiveria, essenzialmente perché ciascuno non riusciva a credere a quello che stava succedendo nella casa del vicino. Era così incredibile da non crederci. Ecco, siccome abbiamo imparato che questo qua è un errore, ecco, al giro delle riaperture, osserviamoci a vicenda, ma osserviamoci molto attentamente e vediamo come si muovono i numeri in modo tale da poter fare tesoro del coraggio e dell'esperienza degli altri anche dove dovesse mettere in luce degli inciampi. Senti Davide, vorrei ritornare su un argomento che ti ho sottoposto ieri, che riguardava l'uscita da alcune carceri di boss mafiosi e quant'altro. Oggi il Fatto Quotidiano ci torna sopra in prima pagina con la pubblicazione di intercettazioni di mafiosi in cella a Roma e Parma. Non so se hai avuto modo di vedere il titolo del Fatto, che è: facciamo le visite così si esce con la scusa del Covid. È una semplificazione quella che viene fatta dal quotidiano diretto da Travaglio o è così? No, è una banalità, è sempre stato così. È sempre stato così, il tentativo, naturalmente stiamo parlando di delinquenti incalliti, cioè che non hanno nulla da perdere, il tentativo di darsi malati, farsi ricoverare e cercare di ottenere la sospensione o comunque della pena o comunque, diciamo, il ricovero in clinica, che è sempre meglio che stare in carcere. È sempre stato così e probabilmente sempre così sarà. Non è la loro decisione di farsi visitare però che li manda lì, eh? No, cioè non è così che funziona. Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria regola e controlla queste cose e semmai mette a disposizione, perché ci sono per i detenuti, diciamo, più pericolosi, delle strutture carcerarie attrezzate anche dal punto di vista sanitario, perché ci mancherebbe altro che non ci sia il soccorso. Sono tre, mi pare, in Italia, no? Come? Sono tre, circa tre o quattro. Sono tre le principali, sì, sono tre le principali. E dall'altra parte poi tocca al magistrato, alla magistratura di sorveglianza, stabilire chi esce, chi non esce, in quali condizioni. Quindi, diciamo, intercettare che dei delinquenti si dicano fra loro: ma hai trovato un modo per uscire da qui? Mi sembra la cosa più banale del mondo. Mi sembrerebbe strano che non se lo dicessero, ecco. Davide, c'è l'Istat che ha fatto un calcolo sui decessi nel mese di marzo. Troviamo un approfondimento a pagina 20, per esempio, del Corriere, ma c'è anche su altri quotidiani. Istat stima su 5.000 comuni a marzo più 41% di morti, l'aumento rispetto allo stesso periodo del 2019. È un dato che ci racconta cosa, questo? Ecco, intanto è quello che dicevamo ieri, è un dato che ci racconta, l'Istat stima su 5.000 comuni, cioè ci racconta che siamo ancora alle stime. Allora, tante cose si può andare avanti a stime. Il numero dei morti in una situazione di questo tipo dovrebbe essere accertato e raccolto giorno per giorno, senza stime. Allora, voglio dire, la mattina, quando le scuole erano aperte, la mattina si apre una scuola, non per comune, per ogni singola scuola, e nel corso della mattinata dalla scuola partono dei messaggi che vanno al centro di elaborazione dati del Ministero della Pubblica Istruzione, che si trova a Monteporzio Catone, e che raccolgono i dati delle presenze e delle assenze dei docenti, alla fine di stilare poi il ruolino per lo stipendio, per l'assenza, per la malattia, tutte le cose normali dell'amministrazione del personale. Ogni mattina, da tutte le scuole, si può avere ogni mattina da tutti i comuni il numero dei morti?
Perché è fondamentale, perché il divario che si crea tra i morti quest'anno e i morti negli anni scorsi è l'unico dato sicuro, certo, perché se no i tamponi, i contagiati, tutte cose aleatorie, certo, che ci dice per esempio dove ci sono dei problemi in più. Noi continuiamo a dire che ci sono comuni dove non c'è il problema. Ma noi siamo sicuri di quello che stiamo dicendo? La risposta è no, non lo siamo sicuri. Lo potremmo essere, se non sicuri, comunque ragionevolmente abbastanza accertare la faccenda se avessimo almeno questo dato. Ancora ieri siamo alle stime ed è un problema serissimo. Trovate anche un'analisi date, oltre a quelle che ho già ricordato di Ricolfi, oggi di del professor Fortis sul Sole 24 Ore. Poi alla fine, se uno i dati li analizza in maniera un pochino più raffinata, scopre che non c'è una grande differenza di impatto nei diversi paesi. Ho capito, ma questo è un po' il contrario di quello che è stato fin qui trasmesso, cioè l'Italia aveva un impatto, e poi la Spagna un impatto enormemente superiore a quello degli altri. I dati sono importanti, mi rendo conto che possono essere noiosi, ma quando li comunichi al pubblico è inutile che gli dai i dati grezzi, che gli dici oggi più 400, ieri meno 500, significa niente, perché analizzare i dati è un mestiere, è un'attività che richiede competenza. Se i dati non sono certi, l'uomo che deve analizzarli spara fesserie. Davide, ci ritroviamo domani come di consueto alle 7:10, buona giornata e buon lavoro. A domani, buona giornata e buona radio a tutti.